cambiarci i contatti e riusciamo a parlare in maniera concreta di quello che possiamo fare per i turpi di artigiani. Perfetto, grazie mille. D'accordo? Ti ringrazio io, Stefano. Buongiorno, scusate il ritardo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, giornata meravigliosa perché innanzitutto vedo Stefano qui sopra e insomma, Stefano fa parte degli esploratori e quando vedo un esploratore che esplora significa che stiamo facendo un gran bel lavoro e questa cosa mi riempie di gioia. Seconda cosa, ero in una stanza dove c'era uno dei miei mentori, tale Sandro Formica, che dicendomi una frase alcuni anni fa, durante un evento formativo, non stravolse la mia vita, ma mi fece capire che stavo facendo la cosa giusta. E sono salito per salutare, naturalmente mi hanno inglobato dentro, mi hanno chiesto di raccontare una storia, e la storia era veramente bella, non potevo non raccontarla, quindi vi chiedo umilmente perdono, vengo a casa e vi lavo i piatti, faccio tutto, stendo i panni e anche stiro. Ho trattenuto io, Walter. Stefano, grazie veramente. Sei oltre una sei oltre, ma d'altronde chi fa parte degli esploratori che stiamo raccontando. Ecco. Bene, Walter. Niente, io sarei da tagliare l'erba, potare gli alberi. Sono a disposizione, mi sento veramente in colpa e sono disposto a fare qualsiasi cosa, ma non dirlo in giro per privacy. Ok? Esattamente. Ma non ti rammaricare per niente, Walter, perché di fatto noi stavamo già parlando con Stefano l'artigiano che mi ha dato il permesso di chiamarlo in questo modo per una collaborazione, per vedere cosa possiamo fare insieme per i suoi artigiani. Quindi è una cosa bellissima che ti volevamo comunque raccontare poi. Quindi collaboreremo per dare una mano anche agli artigiani sulla privacy. Bene, questa cosa ci piace assai, assai, assai. Bene, sono proprio felice. Quindi, oggi abbiamo un tema. Ah, beh, ricordo innanzitutto, sopra la nostra testa una casetta, potete seguirci per tutte le attività dove parliamo di business. Se credete che questo mondo della privacy sia interessante non solo per voi, ma anche per le persone che conoscete, potete pingarle, significa che andate nel tasto più e potete invitare delle persone. Stefano, io ti chiedo di rendermi moderatore perché fa più figo tutto là, perché non credo che cambi granché. Ah sì, no, posso vedere No, la gente che sale così, ecco. perché dovevi far salire tu le persone, io ci ho messo 5 minuti per salire Stefano perché non mi ricordavo come si faceva. Quindi, se avete delle domande da fare, potete alzare la mano, salire su e portare la vostra esperienza o appunto chiedere qualcosa di utile. Qual è l'argomento che andiamo un po' a sviscerare nel mentre magari non ci sono delle domande? Nel frattempo do il benvenuto a Marco Govoni che insomma di cyber security ne sa. Bene, allora l'argomento di cui andiamo a parlare oggi è la gestione del consenso a tutto tondo, cioè il consenso privacy. Cos'è il consenso privacy? È quello che l'utente dà al titolare del trattamento, quindi solitamente all'azienda, per la gestione dei propri dati e della privacy. Sostanzialmente la parte principale del consenso che può interessare noi, e quindi può interessare ovviamente il mondo del web, il mondo del marketing, è un consenso commerciale. Poi ci sono altre tipologie di consenso, però le andremo eventualmente ad analizzare se ci sono delle specifiche richieste da parte di chi ci sta ascoltando. Quindi una brevissima carrellata sul consenso: il trattamento dei dati può essere sempre effettuato previo consenso dell'interessato, ad eccezione. Questo era quello che recitava la famosa vecchia 196, ripresa ovviamente dal GDPR, ad eccezione dei casi in cui il consenso è implicito nell'azione che stiamo facendo. Quindi mi spiego, questo cappello introduttore l'abbiamo fatto tante volte, ma lo rifacciamo per chi è la prima volta che ci segue, se c'è qualcuno che ci segue la prima volta, per quale motivo? Perché il consenso può anche essere implicito in quello che facciamo. Pensiamo solo al concetto della fatturazione. Quando facciamo una fattura a un'azienda e quindi incassiamo dei soldi, per incassare dei soldi, abbiamo la necessità del consenso? Assolutamente no. Perché? Perché noi facciamo una fattura previa prestazione che abbiamo erogato all'azienda e veniamo per questo compensati. Bene, perfetto, quindi prendiamo un compenso dei soldi. Ecco, la fatturazione è un obbligo di legge.
Quindi tecnicamente per effettuare la fatturazione non abbiamo bisogno di nessun consenso esplicito da parte del debitore, e ci mancherebbe altro. Cosa potrebbe succedere nel caso in cui servisse un suo consenso esplicito? Che tecnicamente il debitore, il cliente, non ci dà il consenso, e quindi noi non gli possiamo fatturare, quindi noi non possiamo incassare. Ecco, questo potrebbe essere. Qui racconto vari aneddoti. Uno fra tutti per una grossa multi-utility dell'Emilia Romagna, una certa Era, facciamo anche un nome e cognome, i quali i clienti all'uscita della 196 iniziarono, qualcuno, ne arrivarono due o tre, però ci furono, a dire: ti nego il consenso al trattamento dei dati delle mie fatture, quindi non ti pago le fatture che non mi dovevi. Ovviamente gli fu risposto che tale debito esisteva e dovevano pagarlo, e il consenso non rientrava in quell'ambito perché era un obbligo di legge la fatturazione, mentre il debito era, come ci dirà giustamente e correttamente l'avvocato Fabbri, un obbligo contrattuale che era stato preso. Quindi tecnicamente, se il consenso deriva da un obbligo di legge, un obbligo contrattuale o precontrattuale, non deve essere esplicitamente dato, quindi può essere tecnicamente utilizzato il dato personale senza un esplicito consenso, secondo quello che sono le famose basi giuridiche, chiamate in questa maniera. Corretto, avvocato Fabbri? Correttissimo, tutto assolutamente perfetto. Perfetto, benissimo. E quindi andiamo a spostare il focus su quello che invece è il consenso che viene richiesto per azioni commerciali, per azioni di marketing, oppure quali altri esempi ci vengono in mente, avvocato? Oh mio Dio, caro mio, gli esempi sono milioni, abbiamo tutte le questioni precontrattuali, commerciali, in alcuni casi ovviamente, come hai giustamente detto tu, il consenso non è assolutamente necessario, quando ad esempio la base giuridica è una norma di legge o è appunto previsto in un contratto. Ciò non toglie che però l'informativa ci deve essere, perché spesso, non so se anche te capita, quando io dico non è necessario il consenso, ok, quindi non serve l'informativa. No, l'informativa è una cosa, il consenso è un altro. Esatto, uno degli errori maggiori che viene fatto dagli utenti, dai nostri clienti, quindi dagli utenti, è che confondono l'informativa col consenso. L'informativa è come noi trattiamo i dati dei clienti, quella la dobbiamo sempre dare, sempre, assolutamente. Il consenso in alcuni casi va richiesto, in altri no. Ma esatto. Il famoso "ho dichiaro di aver letto l'informativa", è obbligatorio? No. No, esattamente, non è obbligatorio. No, no, l'importante è che l'informativa sia messa a disposizione dell'interessato, che dunque noi siamo in grado di provare di aver messo a disposizione dell'interessato questa fantomatica informativa, e che l'informativa sia redatta in modo chiaro, comprensibile, intellegibile, dice il nostro legislatore, e che quindi, diciamo, l'uomo medio sia in grado di capire e comprendere chiaramente ciò che noi abbiamo scritto. Perfetto, intellegibile è sicuramente una delle cose più importanti in assoluto. Il garante, sia a livello nazionale sia a livello europeo, è intervenuto su due fattori in questo ambito. Uno, e qui ovviamente diamo colpa agli avvocati, giustamente, di non usare termini troppo giuridici, perché loro sono avvocati, loro li conoscono, loro li capiscono perfettamente. Noi, io non sono avvocato, io sono laureato in economia e commercio, noi poveri comuni mortali che non abbiamo studiato giurisprudenza, ovviamente alcuni termini non li conosciamo benissimo. Perfetto. E quindi abbiamo bisogno di qualcosa di più semplice per capire meglio. E l'altro punto essenziale in cui i garanti europei si sono espressi, hanno detto che le informative privacy devono essere corte. Corte cosa vuol dire? Non vuol dire una riga, ci mancherebbe, vuol dire una pagina, due pagine, tre pagine di informativa, non 20 pagine di informativa privacy. Cioè un'informativa privacy di 20 pagine è un'informativa privacy che non è intellegibile. Prego Stefano per la domanda.
Quando si invia, cioè quando si ha un preventivo da fare, quindi io ho un preventivo da fare a un cliente, gli chiedo i dati per poterglielo inviare, chiaramente nel preventivo vado a inserire il suo nome, l'indirizzo, un'email. C'è l'obbligo di dargli un'informativa? Certo, ovviamente. Sì. C'è l'obbligo di dargli. Sempre e comunque? Rischio. Sempre e comunque. Rischi, la sanzione è 4% del tuo fatturato, con minimi edittali che vanno dai 10 ai 15 mila euro in su. Come dicono i romani, megoglioni. Esattamente, esattamente. Sì, c'è sempre questa necessità. Poi ci sono mille maniere di dare l'informativa, sia chiaro, eh? L'informativa può essere data tramite un sito web, l'informativa può essere data tramite il classico foglio cartaceo, l'informativa può essere data in alcuni casi anche in maniera orale, pensiamo a tutti i call center, come ce la danno, per telefono. Ecco, quindi ci sono mille maniere per dare un'informativa, però in tutti i casi dobbiamo dimostrare di averla data. Ma dal momento che io gliela do orale, comunque dovrei farmi firmare una carta che lui è venuto a conoscenza di questo? No, però devi dimostrare dove gliela ha dato orale. Il call center la può dare in maniera orale, l'informativa privacy. Ah, ok. Perché? Perché c'ha le registrazioni, perché è prassi che la dia in maniera orale. Poi comunque ultimamente tutti i call center in maniera intelligente ti dicono l'informativa è disponibile sul sito www.gestoretelefonico.it. Ok, grazie mille. Ecco, lo stesso vale per il piccolo artigiano. Il piccolo artigiano ha bisogno di una piccola privacy, parliamo di te, una sola persona, ok? Quindi una cosa che non fa marketing, sia chiaro il concetto che non fa marketing, perché se tu poi diventi un piccolo artigiano che fai marketing, apriamo un mondo, ok? Un piccolo artigiano che non fa marketing, bene, quindi che sostanzialmente lavora sul passaparola e sui clienti che gli chiedono offerte, ha bisogno di una piccola privacy, ma l'informativa clienti fornitori, si chiama così tecnicamente, l'informativa per i clienti ed è anche quella per i fornitori, la deve avere e la deve dare in qualche maniera, la può dare tramite il sito internet, ovviamente lì si apre tutto il mondo delle informative sito internet, oppure la può dare tramite il classico fax che ti arriva, ecco, per capirci, oppure insieme all'offerta. Se è cartacea si aggiunge questo foglio, se è via mail nel PDF dell'offerta si aggiunge il PDF dell'informativa privacy. Credo che l'80% degli artigiani questo non lo sappia. Assolutamente non sono d'accordo con te, credo che il 99% degli artigiani non lo sappia. È diverso. Allora solo l'1%. Perché tecnicamente io ho appena montato le zanzariere a casa mia, un'azienda anche abbastanza strutturata, perché sono tre soci, non so quanti dipendenti, comunque saranno 7-8 persone all'interno, fra familiari, cose, perché l'artigiano più o meno lavora così, 7-8 persone, offerte, pagamenti, tutto quello che c'è da fare, bonifici, tutto quanto, ma un'informativa che sia un'informativa privacy non l'ho ricevuta. Proprio, ovviamente uno non dice nulla perché ci mancherebbe, non si mette a questionare in continuazione, ma in teoria allora mi avrebbero potuto mandare una banale informativa privacy, dico banale perché quello che hanno fatto per me sono cose banalissime a livello privacy, nel quale mi dicevano chi era il titolare, quindi la società, la ragione sociale, il nome e cognome dell'artigiano, quindi tutti i dati, la partita IVA, la mail e che cosa ci faceva con i miei dati. Semplicemente cosa ci fa con i miei dati? Mi vende il prodotto che gli ho richiesto, quindi, e fa la fatturazione, punto. Ok? Niente di particolare, però me lo deve dire. Ma soprattutto mi deve dire che ci fa solo questo, perché c'è questo concetto basilare che molti non considerano. Ah, ma io ci faccio solo questo. Bene, ma me lo devi dire. E poi con i dati ci fai solo quello. Non è che poi la mia mail se la mette nel cassetto, e qui entriamo nel discorso di oggi che sono i consensi, la mia mail se la mette nel cassetto e poi fra un anno la tira fuori e mi inizia a mandare la newsletter perché ha deciso di fare marketing. Assolutamente no, non può fare. Oppure la cede al collega che ha magari un servizio che può essere interessante per te, dunque dice ah, aspetta, c'è questo mio cliente, gli ho montato le zanzariere 6 mesi fa, ma secondo me se gli fai un'offerta commerciale per le grondaie, ho visto, sono malmesse, quindi tieni, questo è il suo contatto, mandagli un'offerta. In quel caso lui sta cedendo il dato a terzi. Assolutamente, senza consenso questo non si può fare. Anzi, in questo esempio dell'avvocato Fabbri,
si rischia anche il penale, perché ci potrebbe essere un guadagno su banca dati non autorizzata. Esatto. Quindi in Italia è previsto anche il penale in maniera molto pesante, ma non siamo qui per spaventarvi su questo ordine. Quindi in linea teorica questi sono i movimenti, e il consenso, quindi il consenso per il marketing, va assolutamente chiesto, va chiesto in maniera corretta, nella forma corretta. Come si può chiedere un consenso per il marketing? Sostanzialmente le strade sono due principalmente, online ed offline. Online abbiamo un sito internet, una landing page, un form di iscrizione, un ingresso da social network, vedi Facebook, vedi LinkedIn, Clubhouse non lo permette, per fortuna diciamo, almeno qui siamo ancora abbastanza tranquilli, nel quale la persona ci dà i suoi dati, bene, perché cosa? Perché gli facciamo una call to action, quindi un'azione, per cui lui deve darci i suoi dati, che può essere un regalo, un premio o una richiesta semplice di preventivo, perché non dimentichiamoci, sempre rimanendo nell'ordine di grandezza di zanzariere, visto che parliamo di artigiani, zanzariere, cancellate, infariate, parliamo tende, Arcuati sta facendo una call to action, facciamo un nome e cognome, che dà uno sconto, secondo me è fittizio, ma questo è un mio parere personale, del 50%, se gli dai la mail e gli chiedi un preventivo per mutare le tende, gazebi e tutte queste cose, perfetto. E, tecnicamente, quindi faccio questo, acquisto il dato. Che dato acquisto? Acquisto un nome, un cognome, un indirizzo, una mail e un numero di cellulare. A questo punto cosa chiedo? Chiedo un espresso ed esplicito consenso all'invio di materiale promozionale. Ok, perfetto. Materiale marketing. Attenzione alla parola promozionale, è importante. È importante perché durante i controlli della Guardia di Finanza questa parola vogliono sentire, vogliono leggere, promozionale, quindi qualcosa di offerte pubblicitarie, offerte per comprare. A loro interessa molto questa parola. Bene, quindi faccio una richiesta di materiale promozionale, di consenso per materiale promozionale, il cliente me lo dà, lo metto nel funnel e finché il cliente non mi chiede disiscrivimi, tecnicamente col classico tasto disiscrivimi in fondo alla mail, io continuo a mandargli pubblicità per tutta la vita. Sia chiaro questo concetto. Per tutta la vita. Non devo richiedergli un rinnovo del consenso fra 2 anni, 3 anni, 4 anni, 5 anni. Non scade. Bene, l'altra possibilità invece è il consenso preso a livello offline, quindi cartaceo, prendiamo agli eventi, alle fiere, quando il cliente si trova davanti a noi per un preventivo, gli diamo un'informativa privacy, gli facciamo compilare i vari campi, li compiliamo noi, non è un problema, col nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, mail, perfetto. E gli chiediamo un esplicito consenso per il trattamento dei suoi dati ai fini commerciali, che può darci o non darci, sia chiaro questo concetto. Se ci dà tale consenso, noi lo archiviamo e a quel punto possiamo anche qui, esattamente come nell'altro caso, mandargli pubblicità a casa senza nessuna tipologia di problemi, finché lui non ci nega il consenso. Ricordiamoci che con un'informativa fatta in maniera corretta noi possiamo inviargli pubblicità cartacea, possiamo inviargli email, possiamo inviargli newsletter, possiamo inviargli SMS, MMS, ping su Facebook, tutto quello che vogliamo, con un'informativa fatta in maniera corretta. Se l'informativa lascia un po' a desiderare, bisogna vedere esattamente cosa abbiamo dichiarato in quell'informativa e quindi andare a prendere le azioni commerciali da noi possibili. Stefano, questo è circa il quadro. Vogliamo, visto sì, che stai veramente parlando in modo molto, molto corretto ed esaustivo dell'informativa, dell'importanza della corretta della corretta presa del consenso, secondo me è proprio importante porre un accento su questa cosa, perché spesso e volentieri ci troviamo di fronte, ma anche a grossissimi colossi, e io in questo caso parlo di istituti di credito senza fare nomi e cognomi, che hanno le informative preflegate e quindi ci ritroviamo a sottoscrivere ad esempio contratti di conto corrente, ma
ora perché sto parlando di una banca, ma potremmo parlare di tante altre realtà, dove troviamo i nostri consensi, ad esempio, sia al marketing, quindi appunto alla famosa parolina promozionale che tu hai poco fa detto, sia alla possibilità di cedere i nostri dati a terzi preflegati e addirittura con impiegati anche a livello dirigenziale che sostengono di non essere in grado di eliminare il flag già preimpostato e dunque obbligando di fatto l'utente, l'interessato, a sottoscrivere dei consensi che magari non avrebbe dato. Questo è un gravissimo errore. Oltre che una metodica di predisposizioni di informative assolutamente illecita e dunque suscettibile di essere ovviamente segnalata al garante con un reclamo. Quindi sì, è importantissimo già predefinire in modo corretto le informative, al di là di dichiarare chiaramente che cosa andiamo a fare, quindi quali sono le finalità del trattamento e per cosa chiediamo i consensi, far sì che questo consenso sia libero, perché è fondamentale. Il consenso deve essere dato esplicitamente dall'interessato. Su questo non ci sono dubbi. Io molte volte ho redarguito, soprattutto webmaster, che facevano siti per i miei clienti, perché mettevano o il consenso obbligatorio per dover andare avanti, oppure il flag già preflaggato. Assolutamente no, deve essere sempre costantemente libero, sia online e sia ovviamente in quella cartacea. A me capita a volte di trovarli già preflaggati, quelle cartacee, io cancello a mano la parte preflaggata e vado a cambiare il modulo flaggando il non consenso. Molti mi guardano storto, però intanto io lo faccio, vediamo cosa succede. Sicuramente rimango all'interno, perché ovviamente il dato verrà preso dal preflag fatto al computer prima della stampa, su questo non ci sono dubbi, vengo preso all'interno di quel sistema e quindi mi arriverà lo stesso la pubblicità, ma in caso di contestazione al garante della privacy chiederò di vedere la mia scheda, si vedrà la modifica e quindi saranno maggiormente sanzionabili. Ecco, questo è importante. Questi sono fattori molto importanti. Il preflag assolutamente no, non ci deve essere. E lo fanno in molti, attenzione, molto semplice. Come l'obbligo del consenso, assolutamente no. Il consenso deve essere sempre facoltativo. Qualunque cosa noi facciamo deve essere facoltativo. Difatti, per dire questo punto, una cosa molto importante è stato tolto col GDPR, proprio perché il consenso deve essere libero, l'obbligo di consenso da parte del dipendente per farsi elaborare la busta paga. Prima, con la 196, quindi prima dell'entrata in vigore del GDPR, prima del 2018, il dipendente doveva firmarci il consenso per il trattamento di dati sensibili, oggi si chiamano particolari, sensibili, perché nella busta paga ci possono essere dei dati sensibili, uno fra tutti, il principale, quello che c'è su tutti quelli che hanno una busta paga, è l'appartenenza meno a un sindacato, quindi se aderisci o meno a un sindacato, perché se aderisci ovviamente hai un dato sensibile che è l'adesione a un sindacato, ma se non aderisci hai lo stesso identico dato che è la non adesione a un sindacato, anche quello è un dato sensibile, era un dato sensibile, oggi si chiama dato particolare. Bene, e in quel caso lì quindi con la vecchia 196 il dipendente doveva a dare il consenso al datore di lavoro per trattare i dati sensibili. Perché? Perché la 196 prevedeva che tutti i dati sensibili avessero bisogno di un esplicito consenso, ok? Quindi anche quando andavi in ospedale per farti curare, dovevi firmare un consenso alla privacy. Bene, col GDPR tale consenso è stato giustamente eliminato. Il datore di lavoro può trattare quei dati, deve trattare quei dati, in quanto fanno parte degli obblighi contrattuali lavorativi, se iscritto o meno sindacato, e quindi in questo caso non ha bisogno del consenso del dipendente per trattare il dato, ma è implicito, perché nel momento in cui il dipendente avesse deciso anni fa di non dare il consenso, il datore di lavoro non gli avrebbe potuto fare la busta paga, e non potergli fare la busta paga, ovviamente voi capite benissimo qual è la problematica, non veniva pagato, quindi non era più libero il consenso. Oggi il consenso è veramente libero. Anche in ospedale oggi non ti chiedono più il consenso privacy,
ti chiedono semmai il consenso informato, quello sempre, perché ti informano sulla tipologia di esami che ti fanno, se ci sono dei rischi, ma non ti chiedono più un consenso privacy per il trattamento dei tuoi dati sanitari. È normale che il medico debba sapere le malattie che tu hai, sennò cosa ci vai a fare dal medico? Questa è la domanda classica. Bene, perfetto. Ora faccio una domanda all'avvocato Fabbri. Dimmi, Walter, avevi una domanda tu? Non ho una domanda, volevo dire proprio al pubblico che se volete fare delle domande potete alzare la mano, lo dico perché vedo che ci sono delle persone che sono nuove, quindi il festone fa vedere che ci sono delle persone nuove qui su Clubhouse, quindi potete alzare la mano, salire e fare la vostra domanda se necessitate di qualche delucidazione, quindi solo per ricordare che avete l'opportunità di salire e di avere una consulenza gratuita alla fin fine, come ha fatto Stefano prima. Prego Stefano. Bene, ora la domanda è per l'avvocato Fabbri, ovviamente, perché è l'unica, secondo me, che ha studiato per poter rispondere. caro avvocato, ma nel caso il nostro cliente ci neghi il consenso, e magari ce lo ribadisca anche, dice non voglio più prendermi il consenso, non voglio più essere contattato da voi, posso fargli una richiamata per dire mi dai il consenso privacy per contattarla per il marketing? Assolutamente no, ma proprio no, no, no. Ma sicuro? Ma sicurissimo. Ormai ma posso andare in Cassazione? Ma ci puoi andare in Cassazione, sì, come ha fatto Telecom. Telecom ci è andata in Cassazione e ha clamorosamente perso. Perché si utilizzava questo metodo che tu conosci benissimo, al di là ora del tono scherzoso, ma Telecom ricontattava attraverso i propri call center magari ex clienti o comunque soggetti con i quali era venuta a contatto, che avevano negato la possibilità di essere contattati a fini marketing, e cosa faceva fare? Li faceva ricontattare per modificare questo consenso. Ovviamente ci sono state una serie di sentenze, quindi Tribunale di Milano, Corte d'Appello di Milano, infine appunto la Cassazione, è una questione che va avanti dal 2017, si è decisa pochi giorni fa, quindi vabbè, questi sono i tempi della giustizia italiana e in questo caso direi è stata molto veloce. E in questo caso è andata anche abbastanza bene, infatti stavo dicendo, perché nell'arco di 4 anni alla fine abbiamo una risposta, e la Corte di Cassazione ha detto assolutamente no, il consenso non era stato dato, dunque la scelta era stata fatta dall'utente. Questo tipo di atteggiamento andrebbe oltretutto anche a scardinare tutto il meccanismo del registro delle opposizioni, perché se io nego un consenso, ovvero io mi iscrivo al registro delle opposizioni, che per chi non lo sapesse, anche se so che tutti quanti già lo sapete, quindi ve lo dico così tanto per rinfrescarvi la memoria, è quel registro dove ci si può iscrivere per evitare di essere contattati sul proprio telefono fisso in particolare, per ricevere appunto proposte commerciali, marketing, promozionali. Quindi i numeri telefonici che vengono inseriti in questo elenco non possono essere contattati. Ragion per cui la Corte di Cassazione ha ripreso in mano anche questo principio e ha appunto fatto anche questo esempio molto pratico del registro delle opposizioni, dicendo perderebbe significato anche questo, perché è comunque una dichiarazione esplicita di volontà, tale per cui tu non puoi contattarlo. Oltretutto, in subordine ha anche indicato un altro elemento secondo me importante: chiunque può contattare, quindi qualunque utente può contattare gratuitamente, in questo caso la Telecom, ma qualsiasi altro gestore di telefonia, ha dei numeri gratuiti. Quindi se avesse voluto modificare la propria scelta e quindi il proprio consenso, cosa che ricordiamo si può sempre fare, si può sempre modificare un consenso,
quindi il soggetto in questione, se avesse voluto modificare il proprio consenso e quindi ricevere delle offerte proporzionali, altro non avrebbe dovuto fare che chiamare il numero verde gratuito e comunicarlo all'operatore di turno. Quindi questo significa proprio che la multa che all'epoca, la sanzione che all'epoca fu fatta, anche abbastanza alta, è ovviamente stata confermata pienamente dalla Cassazione, per cui ecco, non si può essere ricontattati telefonicamente per finalità promozionali quando si è negato il proprio consenso. Perfetto, quindi è molto spero chiaro. Spero di essere stata chiara. La sanzione, ve la volevo dire, era di 840.000 euro. Ecco, quindi non una sanzione proprio leggera. No, e poi ricordiamoci che parliamo del 2017. Sì, quindi parliamo ancora del 196, quando le sanzioni erano molto più basse. Esatto, cosa esatto. Insomma, non di poca importanza, probabilmente oggi sarebbe molto più alta. Ecco, quindi questo lo spiego, togliendoci il cappello Telecom, perché ovviamente ma è Telecom, sì, va bene, è Telecom. Questo lo spiego invece per chi dice, ma non mi ha dato il consenso, aspetta che lo richiamo che glielo chiedo, ma ha negato il consenso, aspetta che lo richiamo che glielo chiedo. Quanti piccoli commercianti, quanti piccoli artigiani, quanti piccoli imprenditori fanno questo errore? Attenzione, per carità, se scivoliamo su una buccia di banana una volta non succede niente, lo chiamiamo una volta, ci dice di no, ci risponderà magari anche scocciato, magari fa anche la segnalazione al garante, ma il garante non ci sanziona. Ma se dovessimo invece mettere in piedi una campagna similare a quella di Telecom per il richiamo dei consensi con proporzionalmente ai clienti che abbiamo noi, ricordiamocelo, perché se abbiamo 1000 clienti lo facciamo su 200 clienti, è una campagna. Se Telecom ha milioni di clienti e lo fa su 200 clienti, non è una campagna, ricordiamocelo. Quindi anche noi prendiamo una piccola, facciamo una piccola campagna di riacquisizione del consenso, ovviamente questo crea dei problemi. Non possiamo farlo assolutamente, ci è vietato. Quindi molti, perché lo spiego e ci tengo a spiegarlo? Perché molti dei miei clienti me lo chiedono, ma io posso riacquisire il consenso, ma posso fare una campagna per chi non mi ha dato il consenso? No. La legge lo vieta, la legge in questo momento, ed esattamente la Cassazione, ribadisce il fatto che tale azione non è possibile, perché questa persona ha già detto che non vuole essere contattata per il marketing. E poi qui togliamo il cappello privacy, mettiamo un cappello marketing, ma effettivamente ci serve il consenso di una persona che ha già detto che non vuole essere contattata da noi? Ha un valore economico questo consenso? Lo converteremo mai? Disturbandolo e irritandolo di più, lo convinceremo quindi a comprare? Non credo proprio. Quindi anche in quest'ambito è un'azione da non fare. Bene, mi sembra che ci siano delle domande? Vedo che ci sono delle persone che sono salite. E partiamo da Giulia, che è stata la prima, che vedo che non ha più neanche il festone, quindi ormai è diventata esperta di Clubhouse. Benvenuta Giulia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuta. Io avevo una curiosità, cioè mi capita spesso di girare online e magari registrarmi mea culpa senza andare a leggere tutte le specifiche della privacy. E mi è capitato recentemente di disiscrivermi alla mail specifica che mi arrivava con il link di disiscrizione, e poi però continuano ad arrivarmi altre mail facente parte sempre della stessa famiglia, però con mail diverse in qualche modo. Non so se riesco a spiegarmi. Sì, allora le possibilità sono due tecnicamente. La prima, molto semplice, però ho paura che non sia questa. Tecnicamente alcuni sistemi informatici hanno bisogno di qualche giorno per registrare tali azioni di disiscrizione, perché se hanno già programmato degli invii di mail sono già pronti per partire. E quindi se uno fa la disiscrizione, ci sono alcuni sistemi che ti chiedono 15-20 giorni per disattivarlo. La normativa ne dà 30, quindi sono in perfetta
linea con la normativa, non ci sono problemi. Questo è il caso migliore, più semplice e più auspicabile. Per quale motivo? Perché ovviamente abbiamo fatto l'azione, basterà che aspettare un po' di tempo e non riceveremo più le mail delle mailing list. La seconda qual è invece, ed è quella più probabile, che noi abbiamo dato un consenso, o magari non l'abbiamo dato, ma lo hanno fatto lo stesso, attenzione, però diciamo che in linea di legge abbiamo dato un consenso per la cessione della nostra mail, quindi la cessione a terzi della nostra mail, per società del gruppo o per addirittura per società esterne, quindi vendita vera e propria della mail. In questo caso la nostra mail può essere stata venduta, ceduta, e bisogna fare un'azione capillare su tutti quelli che sono i nuovi titolari per andare a cancellare tale mail. Questa è l'azione migliore che possiamo fare. Tecnicamente potremmo, per sapere cosa è successo, fare un diritto d'accesso alla mail principale a cui ci siamo iscritti, quindi si fa un diritto d'accesso a loro e si chiede a chi hanno comunicato i nostri dati. In questa maniera ci daranno un elenco, ci devono dare un elenco di chi hanno comunicato i nostri dati o se hanno ceduto la nostra mail, e a quel punto possiamo andarli a intervenire uno su uno. Questo può essere il sistema. Due sono le strade, io ho paura sia più la seconda, perché è normale che la mail venga ceduta, soprattutto all'interno fra le società. Molto probabilmente non è nemmeno regolamentata, come sono successi in tanti casi, che non sono regolamentati, come il caso di Autostrade per l'Italia e Telepass, che sostanzialmente sono due società distinte, una è quella che gestisce i sistemi Telepass, l'altra è quella che gestisce la società Autostrade e ce n'è una terza che è una commerciale, si sono scambiati i dati tra di loro e il garante gli ha fatto una bella sanzione perché andavano a fare promozioni. Quindi anche in questo caso bisogna stare attenti a farlo in maniera corretta per le aziende. Come utente possiamo intervenire in questo. Bene, assolutamente sì, mille grazie. Andremo ad agire come mi ha spiegato. Ecco, nella maniera più semplice, sul sito del Garante Privacy, basta digitare Garante Privacy e con Google esce, c'è il modulo per il diritto di accesso, cioè proprio ce lo dà il Garante Privacy, un modulo precompilato da inviare all'azienda. Meglio se lo inviamo via. Meraviglioso. Perché se lo inviamo via PEC abbiamo una data certa di invio e quindi se non ci risponde, è una ricezione, quindi se l'azienda non ci risponde poi possiamo partire con tutta quella che è la prassi sull'autorità garante della prassi e far intervenire lui. Se invece mandiamo una mail normale ovviamente il garante dice io devo avere la prova che l'azienda l'abbia ricevuta. Ecco, quindi consiglio sempre la PEC. Va benissimo, grazie. Perfetto, prego. Bene, molto bene, molto bene. C'è Nicola che ha alzato la mano, nuovo su Clubhouse, immagino Android, quindi benvenuto tra noi. Buongiorno Nicola. Buongiorno, no, sono iPhone. Ah, sei entrato con calma. Nel senso che non era arrivato l'invito, poi adesso un'amica mi ha invitato e quindi sono riuscito a entrare. Ottimo, vai con la domanda. Allora, la domanda era questa. Io sono un programmatore e ho fatto il corso sulla GDPR da parte della mia ditta. Le responsabilità mie come operatori sono comunque limitate, vero? Sicuramente le responsabilità come operatore sono molto limitate. Poi l'avvocato Fabri ci spiegherà esattamente dove vanno a cadere le responsabilità sul lavoratore, ma sono molto limitate. Le responsabilità sono quasi tutte in capo al datore di lavoro, quindi alla società e al datore di lavoro. Qualche responsabilità può averla il DPO, se presente, basta. Il lavoratore solo esclusivamente in caso di dolo. Quindi se fa delle azioni personali apposta, come tutto. Questo è esattamente la tipologia di responsabilità che ha il lavoratore. Su questo ci sono tutti. Giusto, avvocato. Un'altra domanda da utente. Il fatto di diventare, diciamo, non più tracciabile dal punto di vista delle chiamate di marketing riguarda solo i numeri di rete fissa, non i cellulari, però. Per oggi sì. In teoria ci dovrebbe essere il registro delle opposizioni, doveva partire nel 2020, se non ricordo male, anche per i numeri di cellulare.
ha dei ritardi di partenza, ma partirà, speriamo breve, però partirà. Appena partirà, secondo me, si impallerà a livello informatico, andrà in down, perché tutti andremo a inserire il nostro numero di cellulare, perché non ne possiamo più. Esatto, ma è quello il discorso. Esatto. Vi ringrazio molto, grazie a te Nicola. Comunque sì, esattamente come hai detto tu Stefano, per il principio quello definito dal GDPR, il principio di accountability, che è il principio di responsabilizzazione, il responsabile comunque a livello privacy è il titolare del trattamento, quindi è la società per la quale si lavora, o comunque la persona per la quale si lavora, colui che è il titolare del trattamento. È ovvio che i dipendenti, che sono comunque stati nominati, autorizzati a trattare i dati, devono trattare i dati secondo le direttive che sono state impartite dal titolare, ma tutt'al più, insomma, nel caso in cui non si attengano, potrebbe esserci una sanzione di natura disciplinare, ma delle responsabilità dirette e personali per quel che riguarda un illegittimo trattamento del dato le possiamo avere solamente veramente quando c'è una natura dolosa dell'azione, quindi ecco, si può stare abbastanza tranquilli. Bene, perfetto, sì, sono d'accordissimo. Molto bene, quindi ricordo che se avete delle domande da fare potete salire, come ha fatto bene Nicola, Giulia e Stefano. Aggiungo che sopra c'è una casetta con scritto Business Italia, tutto quello che ha a che fare col mondo del business lo trovate qua. C'è un gruppo su Facebook che ho creato che si chiama Clubhouse Experience, dove all'interno metto queste dirette dove rimangono registrate, perché quando fate per salire vi viene messo un rolls che vi dice guarda che verrai registrato, quindi salendo accetti il fatto di essere registrato. Noi salviamo il tutto proprio perché ci piace dare l'opportunità alle persone che magari hanno perso questa puntata all'interno del gruppo, quindi non viene spammata in giro, non ce ne frega niente, solo per gente interessante, pochi ma buoni. Trovate su Facebook Clubhouse Experience, dove si parla del mondo Clubhouse. Bene, ultimo quarto d'ora, però molto interessante questa puntata oggi. Stefano, ti ricordi la foto che ti ho mandato pochi giorni fa? Perfettamente, la foto che mi hai mandato pochi giorni fa di un gruppo di persone molto importanti. Molto, molto. Importanti su internet, su Facebook, a livello di marketing italiano, era l'iscrizione a un corso. Se non ricordo male, era l'iscrizione. No, credo che ti davano un PDF, credo. Ah, esatto, vabbè, era il classico regalo per prenderti la mail, perfetto. Quindi sostanzialmente cosa viene fatto? Viene fatta un'azione di marketing nel quale ti dice: vuoi sapere i tre segreti per andare a caccia di uccellini? Faccio un esempio banalissimo, speriamo che non ci siano altri cacciatori qui dentro, se no mi sparano. Detta questa battuta, quindi tecnicamente viene fatto questo PDF, viene dato questo regalo e in cambio ti chiedono la mail. Benissimo, tale azione non è possibile farla, nel senso che sì, la puoi fare, sì, non ci sono problemi, ma la mail deve essere sempre costantemente facoltativa, non deve essere obbligatoria. Quindi non è che mi dai il PDF, in cambio del PDF io ti do la mail e mi chiedi il consenso. Scusate, ho sbagliato il termine, non la mail deve essere facoltativa, il consenso deve essere facoltativo, se no non arriva il PDF sulla mail. Non è che mi chiedi obbligatoriamente il consenso, assolutamente non puoi farlo. Per quale motivo? Semplicemente perché il consenso deve essere sempre libero. Quindi tu mi offri un servizio che è questo, questo quaderno, questo video nel quale mi spieghi determinate cose, è tua libertà offrirmelo o non offrirmelo, su questo nessuno lo mette in dubbio, ma in cambio non mi chiedi un consenso commerciale, assolutamente questo non lo puoi fare. E questo gruppo, forse il più importante in Italia, lo fa di prassi, mette questo obbligo, e se non gli dai il consenso commerciale non ti dà
il benefit che ti ha promesso, quindi il libretto o il video o contenente quello che ti interessa. Tale azione è ovviamente è osteggiata dal garante e vietata. Ci sono dei metodi tecnicamente per schivare questo problema e per prendere la mail, sì, certamente esistono, ne abbiamo parlato qualche tempo fa, c'è la possibilità di chiedere all'utente la mail e di spiegargli il motivo per cui tecnicamente gli chiediamo il consenso commerciale. Sarà opzione del nostro cliente darcelo o non darcelo e poi si vedrà come muoversi. Il trucco ovviamente non lo svelo perché, ma non perché non voglio farlo fare a chi ci segue qui e non dare una consulenza gratuita, perché noi qui diciamo tutto senza problemi, ma perché è molto pericoloso come trucco, perché se fatto male è altamente sanzionabile. Bisogna farlo in maniera molto accurata e si è sulla lama del rasoio, perché ovviamente se io ti obbligo a darmi un consenso, il solo concetto che non è più libero, ovviamente questo crea dei problemi. Ecco, questo per spiegare un attimo il tutto, ricordando quindi che il consenso deve essere sempre libero. Purtroppo c'è questo marketing dei tre video, il marketing delle tre guide, ti do i tre video, ti do le tre guide, ti insegno a fare la pizza più buona, ma dammi il consenso commerciale, che va molto di moda negli ultimi anni, ma che sostanzialmente contro i principi del GDPR. Pian pianino ci arriveranno e cambieranno sistema e adotteranno dei sistemi differenti, per ora sono ancora a questo livello. Pensate voi che se una delle aziende di marketing tra le più importanti in Italia che usa queste robe subdole, come siamo ridotti? Quindi benvenuto a Giovanni nel frattempo, è qui per imparare. Bene, sei nel posto giusto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ma infatti, buongiorno, innanzitutto buongiorno a voi, un ringraziamento per il... diciamo che per il valore che apportate con queste stanze, perché davvero anche oltre alle informazioni siete proprio uno spunto, uno stimolo. Giusto l'altro giorno ho voluto, per approfondire, comprato anche un testo che riguarda il GDPR, perché mi sono perso dalla vecchia alla nuova normativa. Avrei due curiosità proprio su cui ricevere un'indicazione, per carità, non sono qui a chiedere informazioni o dettaglio, a sfruttare le vostre competenze. E diciamo, mi è capitato di recente, la catena del Conad, di vedere ultimamente uno scontrino aggiuntivo con un QR code, che praticamente è un link. E il pretesto, diciamo, ufficiale è... fotografa il QR code, accedi e ricevi 2 euro di buono sconto. In realtà poi si apre un form con una richiesta di dati personali. E volevo sapere se diciamo è conforme tutto questo, proprio un acquisto così praticamente sfacciato, cioè proprio i tuoi dati per 2 euro. E l'altra domanda è se è cambiato qualcosa nella normativa privacy in riferimento agli studi di investigazione, che è una cosa un po' più particolare, più delicata, che mi è capitato di trattare in passato. Vi ringrazio ancora davvero tanto. Allora, partiamo dalla prima, che è più semplice, la seconda è sicuramente più complicata. Allora, la prima è molto semplice. Per 2 euro di sconto ti chiedo tutti i tuoi dati. Tecnicamente è esattamente quello che stavamo dicendo in questo caso. Anziché darmi 3 video, ti do 2 euro. Il principio è esattamente lo stesso. Benissimo, io mi prendo 2 euro di sconto, poi devo avere il flag acconsento, non acconsento, oppure semplicemente non flaggare acconsento e andare avanti e prendermi 2 euro di sconto. Se non ho questa libertà, il trattamento è illecito. Quindi se sono obbligato a dare il consenso per avere i 2 euro di sconto, il trattamento è illecito, perché non è più libero come era esattamente come prima, perché se no ti compro il dato. E questo ovviamente non è concesso dalla normativa. Corretto, avvocato? Sì, assolutamente. Perché non sento mai la tua voce, quindi ogni tanto la interpello. No, beh, in realtà, insomma, cerco di tenere silenziato, perché nel frattempo ovviamente qui in studio c'è vita, c'è vita su Marte. No, assolutamente, il consenso deve sempre essere libero e dunque non possiamo
legare, diciamo così, il consenso alla dazione di qualcosa. Per cui rendiamo l'omaggio quel che è, e cioè un omaggio, rendiamolo il più appetibile possibile, ma comunque dobbiamo sempre ricordarci che l'omaggio lo possiamo ottenere anche senza dare i nostri dati, cioè senza fleggare quel acconsento al trattamento dei miei dati per fine marketing, che poi tanto è sempre quella la ragione, insomma. Certo. Il motivo per cui ci vengono chiesti è semplicemente inviarci materiale di natura promozionale. Ecco, poi semplicemente per renderlo più appetibile basta che dice: vuoi ricevere altri sconti magari di 5 euro? Ti arriverà via promozionale se ci dai il consenso in futuro. Ecco che già ho creato il motivo per, cioè, ricevi buoni spesa. Esatto. A quel punto è marketing. Esatto. Se non ti do il consenso, ovviamente non arriva da nessuna parte. Sia chiaro quel concetto. Esatto, questo era proprio il senso del mio renderlo più appetibile. Esattamente. In quel caso io sono più diretto, tu sei più avvocato, io sono più diretto. Ovviamente sì, va bene, è ognuno, diciamo così, ognuno fa la sua parte in questo gioco dei ruoli. E sicuramente, ecco, questo è un sistema, a mio avviso, anche da avvocato, che quindi è sempre lì a cercare, diciamo così, la pulce, se e quando c'è, ovviamente. In questo caso, comunque, noi non obblighiamo alcun tipo di consenso, gli diamo comunque un primo omaggio, diciamo così, promozionale, senza importi di flegare alcun consenso, quindi di dare alcun consenso. Dall'altro lato ti proponiamo ulteriori sconti che, guarda caso, però questa volta ti arriveranno o sul tuo numero di cellulare o sulla tua mail, e dunque quel dato me lo devi dare se vuoi degli altri sconti, ma è un'altra cosa. È un, diciamo così, è sul filo del rasoio, come hai detto giustamente tu, ma fattibile. E bisogna soprattutto saperla gestire bene, cioè queste cose le si possono fare, sì, ma ci deve essere un consulente valido. Va saputa gestire molto bene, vanno saputi usare i modi, i termini giusti, ed è fattibile. Insomma, sono quei casi nei quali l'errore è ovviamente dietro l'angolo, ma se fatti correttamente sono assolutamente leciti. Esatto. Mentre la seconda domanda, più difficile, sugli investigatori, la risposta è sì, il GDPR ha cambiato tutte le normative, quindi ha aggiornato tutto quello che sono le normative. Noi gestiamo una società che fa anche investigazioni private, bisogna rispettare il nuovo GDPR, quindi è cambiato rispetto alla 196. Attenzione, è cambiato il trattamento di dati relativo a quello che riguarda la gestione dei dati interna. Non è il GDPR, non è andato a cambiare le normative che riguardano l'investigazione privata. Ecco, come esatto. Si deve fare l'investigazione privata. Quella, esatto, sono rimaste le leggi che c'erano prima in vigore, quindi permessi, quello che può fare o non può fare l'investigatore privato e come deve trattare, cioè quello che può fare o non può fare l'investigatore privato e come deve trattare i suoi clienti. Ok, perfetto, ma questa è una normativa a parte che si occupa esattamente di investigazioni private. Quello che invece che riguarda il GDPR, sì, ha stravolto tutto, esattamente come tutti gli altri, anche la privacy delle agenzie investigative. Diciamo che anche loro si sono dovuti adeguare come poi tutti, perché fondamentalmente il GDPR ha coinvolto tutti quanti. Esattamente. Grazie, grazie davvero, complimenti. Grazie. Scusate, posso fare un'altra domanda? Certo. Certo. Siccome io, diciamo, essendo diversamente abile, sono un datore di lavoro anche di badanti, volevo sapere, in relazione al discorso vaccini, che cosa può sapere il datore di lavoro in merito alla vaccinazione? Bella argomento. E qui apriamo la puntata fino alle 3 del mattino. Grande Nicola, grande domanda. Bravo comunque, bravo, perché ne abbiamo anche parlato le altre settimane.
Credo che sia un tema che dovremmo ritrattare più spesso. Vai Stefano e Marianna. Marianna, vai. Stefano, no, guarda, ne parliamo assieme come se fossimo al telefono, come quando ci consultiamo l'un l'altro e ci chiediamo pareri e opinioni relativamente alle nostre consulenze. In questo caso, non parliamo di un dipendente to cure in linea generale, ma parliamo comunque di un dipendente. Esatto, perché parliamo di un dipendente che comunque svolge, se non ho compreso male, un'attività assimilabile a quella di un operatore sanitario o comunque di una OS, non è una colpa. Assistenza alla persona. Esatto. È una OS. Assistenza alla persona. Sono OS. Allora, se è una OS, obbligatoriamente si deve vaccinare, perché gli operatori sanitari, in base a un decreto che è stato emanato, si devono vaccinare. Esattamente. Quindi devono dimostrare di essersi vaccinato, ma in questo caso non perché sono dipendenti, ecco perché ho fatto questo cappello introduttivo, proprio per il tipo di lavoro, di attività che svolgono, che è nell'ambito sanitario. E per l'ambito sanitario il legislatore ha stabilito l'obbligo vaccinale, quindi si devono vaccinare. Lui lo dovrebbe anche poter sapere. Sì, perché, e il datore di lavoro in questo caso lo deve sapere. Ecco, qui abbiamo perché la domanda era questa poi in realtà. Esatto. Qui abbiamo una complicazione maggiore perché in un'azienda normale abbiamo un medico competente che fa le visite sanitarie. Perfetto. Il medico competente sa e deve sapere se il dipendente è vaccinato, ma non dà tale notizia al datore di lavoro. Quindi prendiamo la Fiat per fargli la fabbricona, no? Benissimo. Quindi i dipendenti Fiat si vaccinano o non si vaccinano secondo determinati criteri loro. Il medico competente, il medico del lavoro, sa o non sa se sono vaccinati o meno e secondo tale prassi può decidere di spostarli più o meno da un reparto all'altro. Benissimo. Più a rischio, meno a rischio, tutto quello che posso dire. Questo dalla Fiat al piccolo artigiano, perché anche il piccolo artigiano, Stefano, ha il medico del lavoro quando ha 4 o 5 dipendenti, è normale, benissimo. Differente invece è la normativa su quello che sono badanti colf, perché credo che siano assunte come colf, giusto Nicola? Hanno il CNR da lavoratore domestico, sì. Esattamente, lavoratore domestico, perfetto. Differente è la normativa, in quanto il medico, per una questione di snellezza e per non gravare sulle famiglie, perché il collaboratore domestico, il medico del lavoro non c'è più l'obbligo del medico del lavoro. E quindi in quest'ottica qui non c'è un terzo soggetto che sa se la persona può o non può fare quel lavoro in maniera autonoma senza discriminazione. Quindi la questione si va a complicare parecchio, però essendo operatrici sanitarie, però se sono assunte come operatore domestico, io non so se vale Marianna la nomina come OS, cioè sono OS ma assunte come operatore domestico, non come OS. Infatti quando anch'io adesso ho sentito che sono collaboratrici domestiche, sì. Allora sì, collaboratrici domestiche, ma magari bisognerebbe vedere il contratto, diciamolo oggettivamente, sì. E quali sono le loro mansioni. Mi spiego, le collaboratrici domestiche hanno una categoria che si chiama CS o DS, che sono quelle per le persone non autosufficienti. Ah, ok, perfetto. Allora, ok, secondo noi me... questo non lo sapevamo. Esatto, non lo sapevo. Allora sì, sicuramente possono rientrare in questo caso. Sì, sì. E quindi come datore di lavoro gli puoi chiedere, hanno o non hanno fatto il vaccino? Cioè, hai fatto il vaccino? Mi dimostri di aver fatto il vaccino. Esatto. Perché io sono, ovviamente, perché tu sei un soggetto fragile. Sì, sì, sì. Ovviamente. Perfetto, benissimo. Perfetto. Grazie mille. Grazie a te. Ti aspettiamo la prossima volta. Esatto, ci vediamo giovedì. Benissimo. Walter, ci sei? Sei scappato? Walter ci ha abbandonato oggi? Sempre presente, sempre presente.
Ok, ragazzi, diciamo che sono le 11.02. Sì. Ahimè. È finita, quindi grazie a tutti per averci seguito, come sempre andate qua sopra, trovate la casetta, seguiteci, entrate in Facebook perché trovate le registrate tutte le prossime puntate, si chiama Clubhouse Experience, e se volete rimanere in contatto con noi, capire tutto quello che facciamo, altrimenti va bene comunque, ci sono tante belle stanze, tra cui Da Bio Addio ogni martedì, ma la farò anche oggi alle 13 perché ci sono tanti nuovi androidiani che hanno bisogno di fare la bio, quindi grazie a tutti, grazie a Stefano, Susanna, Marianna, grazie di cuore, grazie a te. Ricordo che potete andare nelle bio di Stefano, Susanna e Marianna e contattarli direttamente in Instagram. Stefano, oltretutto in Instagram trovate anche il suo blog che è molto molto interessante, quindi se volete saperne di più dovete passare all'azione. Ciao a tutti.